A Agrigento, all'Hotel della Valle, un convegno sul tema focus, invecchiamento, demenze, parkinsonismi, depressione. La centralità della persona e le innovazioni tecnologiche nei percorsi terapeutici e psicoassistenziali. Responsabili scientifici del focus sono stati dottori Leonardo Giordano, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria di Agrigento, e Liana Gucciardino, direttore dell'Unità Malattie Degenerative e Involutive, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'azienda. Ad affiancare i dottori Gucciardino e Giordano è stato il gruppo scientifico composto dai dottori Giovanni Alba, Simona Carissi, Tiziana Cinquemanica e Tana Chillemi. Giacomina Di Francesco, Paola La Sala Savona, Valentina Mularo, Giuseppe Provenzano, Emanuela Pecoraro, Claudia Sgarito. Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare questo focus sull'invecchiamento, in cui parleremo di demenze, di parkinsonismi e di depressione. È un momento davvero, davvero importante in cui ci sarà un confronto tra varie professionalità che operano nei vari ambiti biologico, diagnostico, terapeutico e sociale. Ci sarà un confronto e ognuno di noi porterà delle esperienze dirette. Questo momento è davvero importante anche perché parte da una riflessione, che è quella che da soli non possiamo portare avanti nessun messaggio. Non possiamo dare nessuna risposta adeguata ai pazienti. È importante un'integrazione della rete, un'integrazione dei servizi, in modo da poter dare una risposta ai pazienti e ai familiari. Perché noi dobbiamo considerare che parliamo di soggetti anziani, soggetti con molte patologie croniche che richiedono una gestione complessa che vede coinvolte varie figure professionali. L'invecchiamento della popolazione ha proprio cambiato la modalità di gestione della malattia, passando da una metodologia centrata sulla malattia ad una metodologia centrata proprio sulla persona, sul paziente anziano fragile. Per cui queste giornate sono davvero importanti perché focalizzano l'opinione pubblica, sensibilizzano verso malattie che sono purtroppo sempre in progressivo incremento e invitano a rivolgersi alle strutture adeguate in modo da poter fare una diagnosi precoce e trattare nella maniera più adeguata questi pazienti, iniziando un percorso terapeutico e assistenziale idoneo. Si tratta di sindrome estremamente importanti, molto diffuse, che impegnano moltissimo il Servizio Sanitario Nazionale, ma che impegnano soprattutto la famiglia che, diciamo, si trova nella difficoltà di gestire questi soggetti, per cui la necessità è quella che impegna tantissimo i caregiver, per cui la necessità è quella anche di trovare dei servizi che possano rispondere bene a queste esigenze di questi soggetti. L'attenzione sarà non solo per queste sindromi neurodegenerativi, ma anche per la depressione che spesso, che soventemente si accompagna a queste sindromi. Per cui è bene che il clinico riconosca, quando, diciamo, prevale nel contesto di una patologia neurodegenerativa, anche l'aspetto depressivo. Un altro argomento importante sarà anche l'attenzione che stiamo rivolgendo alle innovazioni. Ricordo a me stesso, per esempio, che nel centro diretto dalla dottoressa Gucciardino si pratica anche la TMS per la patologia, la stimolazione magnetica transcranica, che è una terapia di natura non farmacologica, e, diciamo, viene praticata presso il centro diretto dalla dottoressa Gucciardino.